Ciao a tutti, sono Mistral. Ho deciso di realizzare questo video tutorial per illustrare brevemente la tecnica che io utilizzo per simulare l'effetto di un muro in pietra incidendo un pezzo di polistirene. La prima fase consiste nel disegnare il muro vero e proprio sul nostro pezzo di polistirene. Per prima cosa andrò a disegnare le linee orizzontali che delimitano l'altezza dei vari corsi del muro. Sto utilizzando dei listelli di legno di varie larghezze per poter variare l'altezza delle pietre man mano che il muro sale, in modo tale da avere un muro con le pietre più alte alla base e più piccole man mano che si sale. Infine vado a tracciare le linee verticali per delimitare la larghezza delle pietre, sfalzandole da un corso all'altro, fino a completare il disegno di tutto il muro. A questo punto, con l'aiuto di un coltellino a punta di quelli da modellismo, vado ad incidere leggermente di un paio di millimetri tutte le righe che ho precedentemente tracciato. Prima incido in orizzontale e poi inciderò in verticale. Questa operazione, secondo me, è molto importante perché mi dà la possibilità di mantenere una certa spigolosità della pietra in prossimità della fuga, quando con l'abiro andrò poi ad incidere la fessura che ho creato con il taglierino. Inoltre questo, come vedremo dopo, mi faciliterà anche l'operazione successiva di schiacciamento delle singole pietre. Va anche detto che in alcuni casi, specialmente su certi tipi di polistirene, questa fase può anche essere saltata. È possibile passare direttamente all'incisione con l'abiro, ma io vi consiglio di eseguirla sempre, perché in questo modo si riesce ad ottenere una simulazione del muro più realistica e, a mio modo, più d'effetto. A questo punto, con l'aiuto di una penna a sfera, vado ad allargare l'incisione che ho creato prima con il taglierino, insistendo un po', su ogni singola pietra, creando così il solco che delimita la caratteristica fuga tra una pietra e l'altra, ed il nostro muro inizierà a prendere forma. Ecco qua, già così ha iniziato a prendere un po' l'aspetto di un muro in pietra. Per passiamo adesso alla fase cosiddetta di bumping. Cercherò di testurizzare ogni singola pietra in modo da dargli un aspetto più frastagliato, più schiacciato. Per fare questo utilizzo dei sassolini piuttosto appuntiti. In questo caso io sto usando dei pezzettini di tufo che hanno una certa spigolosità e quindi sono adatti per questa operazione. Passo un po' su tutte le pietre del muro, non schiacciando troppo, cercando di dargli una certa spigolosità. Ecco punto, con l'aiuto di un pezzettino di legno a cui ho tagliato la punta a 45 gradi in modo da renderla un po' piana, vado ad agire sulle singole pietre, schiacciandole un po' in modo da farle rientrare rispetto al profilo del muro. In questo modo creerò un bel movimento sul muro.
Dunque, siccome prima ho inciso ogni singola fuga con il taglierino, questa operazione mi risulta più facile e mi permette di agire sulla singola pietra, senza intaccare la pietra che sta a fianco. In questo modo, riesco a dare un aspetto molto più realistico al muro, come se, in effetti fossero delle pietre messe proprio una sull'altra. Bene, infine vado a dare gli ultimi ritocchi con l'abiro, dove magari la fuga si è un po' schiacciata, leggermente. Ecco qua, il nostro muro in pietra è finito. Vedete che lo schiacciamento delle pietre ha dato un buon effetto, la testura è uscita abbastanza bene e il muro è abbastanza movimentato, ideale per realizzare dei diorami o degli scenici in stile fantasy. Bene, con questo il video si conclude, grazie a tutti per avermi seguito e ciao a tutti, alla prossima volta.